citare Pocket Coffee, la carica del caffè più dell'energia del cioccolato, un unico prodotto con due grandi caratteristiche. Ecco, io oggi sono qua al mio secondo giorno di vacanza in Versilia, a Viareggio. Sono riuscito a trovare una piscina con acqua salata, quindi sono riuscito a nuotare e alla mia nuotata ho abbinato la sicurezza di nuotare in piscina più la grande qualità di nuotare in acqua salata, che come sapete aumenta la galleggiabilità, quindi è una nuotata molto particolare, anche se l'acqua salata lì per lì può dare un po' di fastidio. Insomma ragazzi, secondo giorno di vacanza e secondo allenamento. Questo che vuol dire? Vuol dire che se vi organizzate molto bene e se avete a disposizione delle attrezzature, o come nel mio caso una piscina o diciamo il mare, se avete una buona costanza sarete in grado di allenarvi anche in vacanza. Ovviamente allenarsi in piscina è completamente diverso che allenarsi in mare, ma anche l'allenamento in mare può avere i suoi vantaggi, come vi ho spiegato nel video precedente. Insomma, in vacanza ci si può e ci si deve allenare. L'importante è ovviamente avere la forza di volontà di farlo e cercare delle strutture che siano compatibili con i nostri allenamenti. Insomma ragazzi, il consiglio che vi do è quello di non stare a cercare nella città in cui siete una piscina comunale o all'aperto, perché anche all'aperto c'è un casino del diavolo, in quelle comunali spesso e volentieri sono molto lontane dal centro e diventa logisticamente complicato accedervi. Il consiglio che vi do però è quello di cercare, se potete, uno stabilimento, nel caso in cui siate in una zona balneare, con al suo interno una piscina. Ok ragazzi, a questo punto torno a casa, giornata molto intensa, 1000 metri in mare e 2 km in piscina, anche se con l'acqua salata che sicuramente ha agevolato la nuotata. Domattina probabilmente corsa, ma di questo ne parliamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!